Buongiorno a tutti, questa mattina siamo insieme a Dario Schirone e parleremo di marketing e comunicazione. Io sono qui per farvi una breve presentazione di quello che è stato fatto finora. Questo è il quinto laboratorio dal basso e siamo partiti con un incontro off, cioè fuori dal laboratorio, ma che comunque serviva per inquadrare un attimino la situazione della disabilità. Perché diciamo con il nostro centro ci occupiamo principalmente di quello. Successivamente abbiamo avuto un altro evento off con Piero D'Argento che ci ha illustrato quali sono le politiche sociali della Puglia. Avremmo dovuto avere anche un altro incontro con la dottoressa Polo, che purtroppo non è stato fatto, in cui avremmo parlato delle politiche sociali della regione Sardegna. Appunto per fare un confronto tra le due politiche sociali. Dopodiché abbiamo visto Johnny Dotti che ci ha parlato un pochino delle possibilità di fare impresa tra pubblico e privato. E successivamente invece abbiamo visto il project management con Giorgio Giaffreda e ancora abbiamo visto con Nicla Roberto tutte le possibilità di fare impresa attraverso il fundraising e il crowdfunding. Ok, adesso lascio la parola a Dario Schirone. Grazie. Quindi devo avere tutto il tempo questo? No, ok. Va bene. Ok, perfetto. Quindi queste come lo terrò tutto il tempo? Giusto? Va bene. Eco, sento un rimbombo, è normale, tutto a posto. Innanzitutto grazie per l'invito. Cercare di scegliere degli argomenti che possono aiutarvi è un pochettino difficile perché insomma, la letteratura sull'argomento è vastissima. Anche voi siete dei professionisti, sapete, immaginate se vi venisse chiesto di riassumere in poche ore i concetti così ampi come marketing comunicazione, e magari per la vostra materia, non so quale potrebbe essere come un argomento, però immaginate quanto vasto sia e cercarlo di riassumere diventa un po' difficilino. Però ci proviamo, ho fatto un po' di riflessioni e vediamo un attimino di cercare di attirare la vostra attenzione sperando che quello che ci racconteremo vi possa servire. Una piccola presentazione però la facciamo, la faccio sia di me stesso, ma poi magari anche voi così ci raccontiamo un pochettino che cosa facciamo, chi siamo e che cosa facciamo. Io devo compiere 42 anni fra qualche mese ti ringrazio, quello è il viola del maglione, secondo Sam che mi verrà rovinato, la pagherai. Lo so, ma il mio, vabbè, è una storia lunga. E in realtà poi vi spiego che un pochettino stiamo già entrando, cioè un pochettino mi sto sforzando di raccontarvi il mondo della comunicazione. Ci sto provando. Poi vediamo perché i miei gesti, quello che vi sto raccontando, cerchiamo di capirlo. Però, 42 anni, sono single, non mi vuole nessuno, e ho studiato. Anche se vivo con tre gatti, ho studiato giurisprudenza, quindi ho una laurea in giurisprudenza, però non mi bastava, e ho preso un'altra laurea in scienze politiche, non mi bastava, e ho preso un dottorato di ricerca in economia della popolazione e dello sviluppo, non mi bastava, e ho un master in marketing, comunicazione di impresa. Sono un manager di impresa, sono il manager di una realtà, di una multinazionale che probabilmente tutti quanti voi conoscete, mi auguro, perché il mio stipendio possa essere appunto da voi. E lavoro in questa multinazionale ormai da 8 anni e sono manager in marketing, sono in realtà la mia definizione è customer relation manager.
Il Customer Relation Manager è quello il quale ha la gestione delle relazioni con il cliente. Si occupa di una serie di sottoreparti, fra cui il marketing e la comunicazione, il servizio alla clientela, e però a questa mia... A questo mio lavoro principale da un po' di tempo, da qualche mese, se ne è aggiunto un altro, ovvero mi occupo anche di food, quindi sono il responsabile dell'area food. Perché, come mai? Perché in realtà il food, nella realtà aziendale per la quale io lavoro, è concepito come anche un servizio. E vediamo qual è poi, come può avere e che valore ha all'interno di un processo commerciale talmente lontano dal food, perché parliamo di mobili, come in realtà il servizio food è fondamentale nel processo di acquisto. Però questa è un'altra cosa. Questo sono io, diciamo. Mi piace molto il mio tempo libero, adoro leggere. Passo molto tempo, mi piace anche fare attività fisica, l'aria all'aperto, il mare, insomma tutte queste cose belle e positive. E nel mio tempo libero, per quanto poco esso sia, cerco di dedicarmi a quello che mi piace. Adesso facciamo una presentazione velocissima di ognuno di voi, così mi raccontate chi siete e che cosa fate. E soprattutto quanto io avrei bisogno di voi, mi sa che... Capito? Cioè, tutti qua, tutti i psicologi. Fantaviamo. Prego. Io non sono psicologa. Vabbè, ti accetto lo stesso. Grazie. Allora, io vengo da un percorso di insegnamento. Ho insegnato 40 anni educazione fisica nelle scuole. È vero, bellissimo. Ho fatto l'ISEF, sì. E comunque, sempre parallelamente a questo, ho fatto anche altro, anche attività di vendita. Però comunque, niente, i primi anni ho preso un brevetto... per il nuoto, ero allenatrice e istruttrice di nuoto, infatti ho lavorato tanti anni nella piscina comunale e qualche gara l'ho fatta anche a Bari quando nuotavo nella Larinantes. Niente, poi non mi bastava e ho preso una laurea in naturopatia, medicina tradizionale cinese, eccetera, e non mi bastava. Copio. E ho iniziato un percorso di counseling. Ok. Sempre a Bari? No, a Taranto. Naturopatia l'ho fatta a Bisceglie, invece counseling lo sto facendo a Taranto, il primo mio corso che è quasi dietro l'angolo, perché ho sempre viaggiato per comunque aggiornarmi. E questo percorso di counseling mi ha portata qui perché noi dobbiamo svolgere delle ore di tirocinio per poter poi accedere al risultato finale, perché siamo associati con Asso Counseling di Milano, che ci richiede delle cose. Per cui mi ha portato qui, ma devo dire che io ho sempre, quando insegnavo, a un certo punto mi venne in testa, dico, voglio fare un corso di marketing. Madonna! Non lo so, perché mi sento anche un po' portata... Il tuo per nome? Queste... Maria Rosaria. Maria Rosaria, che bel nome. E allora feci l'anno integrativo anche a scuola. È vero. Poi dopo, per varie vicissitudini, vedi che l'impegno era troppo, per cui non si poteva insegnare, fare, eccetera, eccetera. E niente, questa cosa mi ha sempre parallelamente fatto amare molto il mondo della danza, perché io danzo da quando avevo 9 anni. Sono un paio d'anni perché avevo avuto un dolore all'anca, ma comunque penso di riprendere. Ho fatto vari tipi, dalla classica alla contemporanea, al flamenco, alla danza del ventre ultima. E quindi questa cosa mi ha sempre fatto stare un po', no? non in aggiornamento, ma sempre tenendo presente molto la mia parte fisica, oltre che la mia parte mentale. Io ho 60 anni, per cui quando man mano il fisico ti lascia un pochino, sto prediligendo anche molto leggere, magari delle cose mie, però anche letture, insomma, discorsive. Anche se mia madre da piccola mi diceva sempre leggi, leggi che fai bene i temi, non leggevo mai. Adesso non solo mi sta piacendo leggere, certo, ma sto vedendo che nel fare le tesine ci riesco anche abbastanza bene. Beh, certo. Quindi questa cosa mi sta facendo scoprire un'altra me che io non
Bene. Sono singola anche io, però c'è un adorabile cagnolino. Ecco, Teo. Che mi completa moltissimo. L'abbiamo conosciuta. Grazie, Maria Rosaria. Prego. Allora, mi chiamo Cesare, ho 27 anni e sono psicologo tirocinante presso l'ISAC Pro. E devo abilitarmi a giugno, quindi sono ancora in fase di formazione preabilitazione. Oltre alla psicologia mi piace molto il teatro, la recitazione e tutto ciò che è annesso alle arti. Ricordami il tuo nome. Cesare. Cesare. Io ho una memoria orrenda. Ok, Maria Rosaria e Cesare. Sì. Ho un cane e un gatto. È vero. Ma che bello. Sì, sì, sì. Grazie, grazie Cesare. Buongiorno a tutti, io sono Emanuela Notarangelo e anche io sono Manuela. Emanuela, quindi Maria Teresa, Maria Rosaria, Cesare, ma Emanuela. Emanuela, sono una psicologa. A posto. Mi sto specializzando in psicoterapia cognitivo-comportamentale. E nel mio percorso di studi c'è stato anche spazio per la comunicazione e il marketing. Wow, male, molto male. Emanuela, e tu sei? Buongiorno, sono Giusi Leone. Giusi. Sono una psicologa e una psicoterapeuta. Psicologa tipo, buongiorno, buongiorno. Sì, in Mediterraneo, in questo centro, mi occupo degli interventi psicoeducativi con i ragazzi. Sì. E quindi niente. Bene, Giusi, tu? No, non mi ricorderò mai, Cesare, Emanuela, Maria Rosaria, Giusi. Enrica. Enrica. Anch'io sono una psicologa, dovrei iniziare in tirocinio, ma fondamentalmente non ho tanto voglia di iniziarlo qui, però in questo luogo bellissimo nel quale faccio anche la volontaria. E niente, a parte questo, mi piacerebbe tanto viaggiare sempre, mi piace la natura, basta. Ok, bene, bene, bene. Io sono Mariangela, spero che il mio nome lo ricordate. Probabilmente è l'unico, visto che mi ha mandato più mail dell'amministratore delegato. Vai tesoro, vai. Sono una psicologa, anche sì. Io. E, sì, faccio gli, sì, mando spam. E, niente, in questa struttura, come ti ho fatto vedere, molto arredata da mobili IKEA. Brava. Facciamo, sì, mi occupo degli interventi psicoeducativi con i ragazzi. E... Non si consegno, lo appagherà. Rispetto alla formazione. A giocare, stiamo giocando. Prego. Rispetto alla formazione, ho svolto un master dopo l'università a Roma, adesso mi sto iscrivendo a una scuola di specializzazione di psicoterapia. E... E basta così. Niente, sì, basta così. Sono Antonella, anche io sono psicologa e ho fatto la specializzazione in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Per cui diciamo questo è un ambito molto di interesse perché lavoro, cioè mi occupo delle risorse umane e quindi anche il marketing e la comunicazione fa parte diciamo di quest'ambito. Maria Antonella. Maria. Un secondo fa mi ha detto Antonella, io, Maria, cioè, 42 anni, buttate al vento. Vai, caro. Io sono Massimiliano. Massimiliano. Ho 26 anni, anch'io ho una laurea in psicologia, però siccome nella vita non voglio fare lo psicologo prettamente. No, no, scherzo. E, diciamo che quello in cui vorrei formarmi ancora è la gestione, per esempio, del quello che adesso si chiama project management, che ha a che fare con la gestione dei processi, di progetti, con processi interni ad un'organizzazione e così via. E, anch'io faccio parte di questa organizzazione e basta. Così concludiamo il ciclo di psicologi. Esatto. E loro invece? Perché? Cosa fanno? Allora, io sono Alessandra, sono assistente sociale e sono qui come volontaria. E sto seguendo corsi, un corso di specializzazione, poi oggi inizio un corso sulla cittadinanza attiva e basta. Allora,
sociologa. Io sono sociologa, non mi occupo di psicologia. Ma noi non ce l'abbiamo con i sociologi. Sei la benvenuta. Infatti. Allora, sono sociologa, mi occupo di politiche sociali qui all'interno della cooperativa. Quindi quella che è la progettazione quindi sociale, la legislazione quindi sociale rispetto ai servizi comunali, rispetto a quelli che sono i servizi sanitari. Quindi il servizio integrato tutto. Bene. Grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno e scusate il ritardo. Mancherebbe, sei benvenuta. Ah, ok. vabbè, sono Gabriele Demitri, mi occupo, collaboro con l'ISAC nell'ambito del sistema informatico, il sito web, grafica, assistenza tecnica. Il tuo nome è detto? Gabriele Demitri. Gabriele, quindi hai studiato? Sono autodidatta e poi ho avviato un'attività nell'inizio 2013. Perfetto, bravo. E insomma, di dove sei? Di Sava, provincia di Taranto. Infatti, è l'unico paese in cui c'ha l'accento un po' più salentino. Un po' più salentino, sì, sa. Il nostro regista non ti prende. Va bene, ok. Allora, quello lo possiamo chiudere, giusto? Doppio clic. Allora. Siediti anche tu, rilassati, non ti preoccupare, ma mi fai tutte le foto che vuoi. Se vuoi mi metto in posizione, giusto? Lui mi chiedeva, sono andato a smanettare su internet, bla bla, ho scoperto che oltre al lavoro che fai, sei... Cos'è che mi hai detto? Cosa sono? Che non... Ricercatore. Ricercatore. Dei popoli e dello sviluppo. A posto. In realtà una mezza verità c'è. Ho studiato, ho fatto il dottorato di ricerca in economia, delle popolazioni dello sviluppo all'Università di Bari e sono cultore della materia, quindi continuo a fare ricerca e faccio l'assistente, insomma quello che un po' più volgarmente si chiama così assistente universitario, invece possiamo definirlo cultore della materia, quindi collaboro per la facoltà di giurisprudenza, la cattedra di economia politica, faccio il cultore della materia per la mia carissima professoressa e quindi cerco di collaborare e dare un piccolo contributo, soprattutto per gli esami. Tornando a noi, in realtà noi dobbiamo provare a concentrarci molto di più quando parleremo della comunicazione, di quella che è la comunicazione aziendale. Però probabilmente, o forse potrebbe essere anche interessante, andare a vedere il nostro come noi comunichiamo, perché ognuno di noi comunica qualcosa. Comunica qualcosa anche tacendo, perché sappiamo perfettamente che la comunicazione non è solo il verbale, non è solo quello che noi diciamo, ma c'è un mondo, c'è quello come lo diciamo. Scusate, che è il paraverbale e il non verbale che invece è come noi ci presentiamo, il nostro linguaggio del corpo, come ci muoviamo, quello che il corpo sta andando appunto a comunicare. Quindi la comunicazione, siamo proprio alle basi della comunicazione, il linguaggio possiamo dire che ha un valore nella comunicazione ma non è il solo mezzo per comunicare e quindi c'è comunicazione verbale, il paraverbale che è come noi lo andiamo a dire, la modalità con la quale noi andiamo a dire le cose e invece il non verbale che è il nostro linguaggio del corpo. È probabilmente sulla modalità che ognuno di noi potrebbe modificare, crescere, migliorare. Ed effettivamente questo giro di presentazione potrebbe essere fatto in modo differente. Ognuno di voi l'ha comunicato in una determinata maniera, ma probabilmente ci possono essere degli spazi di miglioramento. Ok, tanti spazi di miglioramento. Non ce l'ho fatta. Ma anche voi nella vostra testa, avete pensato, mentre l'altro si presentava, avete pensato, Madonna, interessante, è noioso, troppo tempo, poco tempo. Avete fatto una serie di pensieri,
magari soprattutto dopo che avete fatto la vostra di presentazione. Quindi nella prima fase eravate troppo concentrati su quello che tocca a me, che cosa devo andare a dire, poi vi siete rilassati e vi siete concentrati sugli altri e ognuno di voi si è fatto un pensiero. Bene, per poter migliorare, questo pensiero deve essere estrapolato, deve andare fuori. Io non posso migliorarmi se qualcuno non me lo fa notare. O perlomeno lo posso fare prendendo atto dei miei comportamenti, riflettendo sui miei comportamenti, ma ci arrivo molto più velocemente. Potrei anche non arrivarci, ma nell'ipotesi in cui ci dovessi arrivare, ci arrivo con molta più lentezza rispetto a quando qualcuno che cosa fa? Mi prende per esempio uno specchio e me lo mette davanti e mi dice che Antonella è fatta in questo modo. Ognuno di noi comunica, ognuno di noi racconta qualcosa e sa perfettamente, voi siete psicologi, psicologi, quanto è importante andare ad osservare, no? Però oggi noi cerchiamo di parlare di una comunicazione che è dell'impresa. Quindi abbandoniamo questo, vediamo se abbiamo il tempo per riprenderlo e soprattutto magari alla termine della giornata rifacciamo il giro di tavolo e vediamo se abbiamo dato, possiamo dare un contributo alla nostra presentazione. Ma oggi parliamo di marketing e comunicazione d'impresa e vediamo come un'impresa comunica il suo verbale, paraverbale e non verbale. Immaginiamo che possa essere intesa come una persona fisica, con molta fantasia. Però cerchiamo di capire come un'impresa comunica e che cosa intendiamo per comunicazione d'impresa. Allora, passo indietro. Secondo voi che cos'è il marketing? Definizione di marketing. Branda? Come si torna indietro questa cosa? Per cortesia, mettete ansia. Chi stava parlando, scusate? Dimmi. Strategie commerciali. Prego. Strategie di comunicazione. Strategie di comunicazione. È un modo per comunicare qualcosa. No. Scordate sempre che è una diretta streaming. Cosa dicevi, scusa? Organizzazione. Diciamo che chi deve parlare di cosa. Ah, ok. Ok, per mettere in presentazione trovo sotto. Madonna. Scusate, ma. Allora, dicevi. Dicevo organizzarsi per poter accedere a una strategia. Organizzarci per poter accedere a una strategia. Qualcun altro? Mariano, dici tu. Io dovrei risolvere i problemi del mondo. Hanno detto già tutto e non c'è stato senso. Già tutto quello che io pensavo fosse il marketing. Ah, ok. Quindi abbiamo detto organizzarci per poter implementare una strategia. Abbiamo detto. Per poter poi accedere a un mercato. Per poter accedere ad un mercato. Tu hai detto la strategia di comunicazione di un'azienda. Poi. Qualcun altro? Strategie commerciali. Strategia commerciale. Condivido quello che è stato detto. Sei un ruffiano di prima categoria. Allora, cerchiamo di dare una definizione di marketing. Ovviamente ci facciamo aiutare dalla letteratura, quindi non è una mia visione. Più o meno quello che abbiamo detto, volendo, ce lo possiamo fare entrare. E andiamo a vedere come viene individuato.
è il settore aziendale che promuove la corretta collocazione del prodotto nei confronti della pluralità dei consumatori. È quello strumento attraverso il quale noi siamo capaci di andare a promuovere che cosa? Il prodotto davanti alla nostra platea dei consumatori. Per fare che cosa? Per vendere, per far diventare un consumatore un cliente. La differenza fra il consumatore e il cliente, che tutti quanti noi siamo dei consumatori. Potremmo essere dei potenziali clienti, ma siamo consumatori. Voi consumate l'aria, mangiate, qualsiasi atto è finalizzato a un consumo, fino ad acquistare un vestito, a scegliere, a fare delle scelte. Bene, il marketing aiuta, seguendo l'interesse impresa, il consumatore a condizionare le scelte del consumo. Questa è in realtà una rivoluzione. Perché una rivoluzione? Perché in letteratura, nella visione classica il consumatore è considerato razionale, intelligente. Il consumatore compie delle scelte consapevoli, in modo intelligente. Negli anni 70 si è rivoluzionata questa visione e si è scoperto che si possono condizionare le scelte del consumo. Il marketing è un ramo dell'economia ed è una scienza assolutamente recente. Se immaginate che negli anni 70 che in realtà prende corpo seriamente, però è una scienza che nasce dall'economia e in realtà non è applicabile a tutte le forme dei mercati, perché noi sappiamo che le imprese possono operare in diverse forme di mercato, che in realtà possiamo riassumere in quattro forme di mercato. La prima è il mercato di concorrenza pura. Il mercato di concorrenza pura è un mercato, quasi, come posso dire, non esiste, in realtà non è un mercato che ha la funzione soltanto di poter studiare e capire le altre forme di mercato. È un mercato molto più ideale che reale. Oggi il mercato in concorrenza pura può essere intesa i mercati generali, quando tu sei in mercato, la bancarella della frutta, quello opera il mercato di concorrenza pura. Questo mercato ha delle caratteristiche, il prezzo è costante, i prodotti sono omogenei, i prodotti sono tutti uguali. C'è l'indifferenza di marca, che significa in un mercato in concorrenza pura che io compro questo maglione o compro quello che si chiama Giorgio Armani o Trussardi, non ha nessun senso perché la marca è totalmente indifferente. I prezzi sono costanti, quindi omogeneità di prodotto, il prezzo è costante e in realtà la cosa che ci interessa di più per la nostra lezione di oggi è il valore che assume la pubblicità. La pubblicità, buongiorno, la pubblicità ha solo e soltanto un valore informativo, lontano anni luce da una visione di marketing dove abbiamo detto che è capace di andare a influenzare le scelte. Quindi probabilmente il marketing potrebbe essere mai inserito in questa forma di mercato? No. Seconda forma di mercato, lo conoscete tutti, il monopolio. Il monopolio è chiarissimo,
a tutti il monopolio delle sigarette, un'unica impresa che detiene l'intera offerta del mercato. Quindi l'offerta è concentrata nelle mani di un'unica impresa e la domanda, pluralità dei consumatori. Però non c'è concorrenza. Grazie. Vedo che sta entrando, mi piace. Quindi, diciamo, hai dato un senso con le mail. Altra forma di... Brava, ti stimo. Altra forma di mercato. Qua iniziamo anche il monopolio. Ragazzi, come la concorrenza pura, è un mercato, anche quello, cioè, è molto più studiato per capire il confronto con gli altri mercati, ma in realtà il monopolio è veramente una forma di mercato non particolarmente presente, non è così comune. Invece le altre due forme di mercato iniziamo ad entrare a capire come possiamo modificare le scelte del consumo. Queste due forme di mercato sono la prima, anche questa non particolarmente popolare, ma ci serve e iniziamo ad avere, entra in gioco la concorrenza, tanto per iniziare, ma è una forma di mercato, si chiama oligopolio. Ha innanzitutto dall'etimologia della parola, del termine, ne deduciamo una delle definizioni, un mercato normalmente poche ma grosse imprese. Per esempio un esempio di duopolio in questo caso, Mediaset e Rai, sono il mercato concentrato nelle mani di poche imprese. Qual è la caratteristica che ha questa forma di mercato? In realtà, oltre all'etimologia del termine, è l'interdipendenza strategica. L'interdipendenza strategica è intesa come la scelta delle strategie di imprese non possono non tener conto le strategie delle altre. E quindi immaginate come, abbiamo fatto l'esempio banale, Rai Mediaset, se il lunedì c'è sulla Rai la partita. Ciao, buongiorno, io sono Dario. Piacere, Marianna. Benvenuta. Quindi immaginate se sulla Rai c'è la partita di calcio, secondo voi Mediaset che cosa farà? Potrebbe essere. Per... Chi ha parlato? Io, uomini e donne. Ma perché avete parlato di Grande Fratello Uomini e Donne? Perché raccoglie un'altra fetta di... Il microfono. Mariangela, buongiorno. Credo perché raccoglie un'altra fetta di ascoltatori che non sono interessati alla partita. Bravissimo, e quindi... Bravo. Okay, vedranno quello spettacolo. È per te la stessa cosa, giusto? Quindi in realtà l'interdipendenza strategica significa in questo caso andare a puntare ad un target, prego. In questo caso si può parlare di trust, siamo di trust economico, quando si parla di oligopolio o di duopolio. Allora, il trust e l'antitrust in realtà è all'interno del mercato di oligopolio, cioè nel senso che c'è anche nel mercato di oligopolio, ma in realtà lo troviamo sempre comunque nel nostro mercato. Va bene, lo che mi ha provocato ora la paga. Ok, allora in realtà sì, che succede? Che in questa forma di mercato la vostra collega dice un pericolo che pesa sulla testa del consumatore è ipoteticamente la possibilità che le imprese si possano accordare sotto banco e decidere, guarda, qual è il vantaggio più grande della concorrenza per i consumatori? Abbattimento dei prezzi, i prezzi possono essere più bassi. Quindi che succede? Che si fanno guerra tra di loro su che cosa? Sul prezzo. Quindi qual è
qual è la questione? Che nel momento in cui le aziende si mettono in accordo fra di loro, viene a decadere il vantaggio per il consumatore. E qualcuno, un organo esterno, l'antitrust, deve garantire che ciò non avvenga. Come? Deve andare a monitorare che l'azienda di Massimiliano e di Antonella non si sono accordati, per esempio, sul prezzo. Perché non è detto che la collusione fra imprese possa riguardare solo il prezzo, ma possono decidere di, immaginate una salumeria, non è un oligopolio, normalmente salumerie ce ne sono in quantità industriali, abbiamo detto che una delle caratteristiche è che sono poche queste imprese, anche se grandi, nell'etimologia del termine viene riassunto una delle caratteristiche di questa forma di mercato, ma immaginate un paesino di montagna dove c'è da una parte un salumiere, giù in valle ce n'è un altro salumiere. Anche quello è un oligopolio, in realtà è un poco strano, un po' bizzarro, stiamo facendo delle forzature, quindi consentitemi, autorizzatemi voi economisti a dire sta cavolata. Però per dirvi che anche queste due salumieri potrebbero mettersi d'accordo sul prezzo e dire, senti, vuoi sapere, tu il prosciutto, quando... Quindi, chi viene da me, viene da me, chi viene da te, viene da te. Però ci si può mettere d'accordo con tante, in tante altre cose, sulla quantità. Si può mettersi d'accordo su... ma sono tanti gli accordi che possono nascere. In ogni caso... La vostra collega giustamente diceva, ci potrebbe essere che le aziende possono colludere, ma non in modo palese, in modo dichiarato, ma addirittura mettersi d'accordo a discapito di chi? Del consumatore, perché alla fine il consumatore ne viene a perdere in termini di concorrenza in prezzo. Le aziende telefoniche, grazie, brava, anche lì le assicurazioni. Cioè, ragazzi, le assicurazioni, verrò denunciato dalle assicurazioni, okay. Nego tutto ciò che è stato detto. Detto questo, prego, anche se quella parola che tu hai utilizzato, noi ce la riprendiamo, però nell'argomento della giornata, che prima o poi ci arriveremo, abbiate fiducia. Però non inteso in termini di marketing, ce la riprendiamo, ha un altro significato. Ma abbiamo detto che la forma più importante dove basta aprire la finestra e tutto questo è il mercato che ci aspetta fuori, è normalmente rappresentato da un'altra forma di mercato che si chiama mercato di concorrenza imperfetta oppure monopolistica. Si può chiamare o concorrenza imperfetta o monopolistica, che non è altro che cosa? È la sintesi di due forme di mercato, che abbiamo detto un po' utopiche, un po' lontane dalla realtà. La prima è la concorrenza pura, la seconda è il monopolio. Abbiamo detto che la concorrenza pura o perfetta è un mercato ideale, i prezzi sono tutti costanti, la pubblicità ha soltanto un ruolo informativo, c'è indifferenza di marca. Nella realtà esiste mai un mercato del genere? Ma ve l'ho detto proprio alla barese. Ci arriveremo, ti frego pure a te, così come la collega. Con il monopolio abbiamo detto che invece è quella forma di mercato dove l'offerta è concentrata nelle mani di un'unica impresa e la pluralità dei consumatori che ti aspettano fuori. Questa forma di mercato il prodotto è differenziato, non è più omogeneo, quindi non è vero che il mio maglione è uguale al suo, ma qui inizia già nel mercato di monopolio il prodotto inizia ad avere dei valori, ad avere un differenziato rispetto a quello di un altro. E magari le sigarette Marlboro sono diverse, io non sono un fumatore, rispetto alle Palmer, bene, fantà. E quindi inizia ad avere delle caratteristiche differenti di prodotto rispetto ad un altro. Bene, la forma di mercato, concorrenza imperfetta o monopolistica, riassume queste due forme di mercato. Le imprese sono tante,
non come nel monopolio, ma come in concorrenza pura. Sono tantissime, sono numerose. I consumatori sono numerosi, ma il prodotto è differenziato come avviene già nel monopolio, ma abracadabra. Introduciamo l'argomento della giornata. Questa volta la pubblicità non ha più un ruolo informativo, ma persuasivo, ovvero in una forma di mercato di concorrenza imperfetta o monopolistica, la pubblicità inizia ad avere un ruolo di condizionamento delle scelte del consumo. Quindi, in realtà, il marketing e la comunicazione di impresa assumono un ruolo fondamentale in questa forma di mercato, anche nell'oligopolio. Ma vedremo come i mercati di concorrenza monopolistica, che abbiamo detto che sono il mercato più famoso, più conosciuto, più popolare, più probabile incontrare, assume un ruolo fondamentale. Ma in tutte le forme di mercato, in realtà non proprio in tutte, ma tranne che nell'oligopolio, però generalmente, qual è l'obiettivo di chi fa impresa? Vendere. Vendere. Non basta tanto il profitto, già mi piace di più. Massimizzare il profitto, e mi piace molto di più. Perché? Non è detto che se io vendo mi metto qualcosa in tasca. Perché io posso vendere, c'ho tanta gente nel mio bar, però i miei costi sono superiori ai miei ricavi e quindi alla fine non è sufficiente a far profitto. L'obiettivo di chi fa impresa, scusatemi, sono qua. L'obiettivo di chi fa impresa è la massimizzazione, che indichiamo con pi greco, del profitto. La massimizzazione del profitto. Questa massimizzazione del profitto è data da che cosa? Dalla massima differenza fra ricavi totali e costi totali. Tanto più è grande questo, tanto più piccolo è questo, tanto più io massimizzo il mio profitto. Bene, allora, secondo voi, dove si insinua il marketing in tutto questo? Pronto? Fra uno e l'altro. Chi ha parlato? Chi ha detto? Nel ricavo. Bravissima. Bravissima. Quindi il marketing assume un ruolo fondamentale nell'aumento del spingere, promuovere il ricavo, che come diceva una vostra collega, in questo caso la vendita ci sta. Il ricavo è dato dal prodotto prezzo per quantità. Dato quel prezzo, le sigarette costano 5 euro, sto sparando, non lo so, più quantità vendo, più ricavo. Quindi il marketing che cosa fa? Dove agisce? Sulla quantità venduta. È chiaro? Però vedremo che agisce anche sul prezzo. E vedremo quali sono le leve nelle quali le 5P, il marketing mix, nelle quali il marketing si insinua. E andiamo a vedere quali sono le 5P del marketing. In realtà, nella visione più storica del marketing mix, le P sono 4. È di recente che è stata introdotta la quinta P del marketing mix. Adesso cerchiamo di vederle. Fino adesso ci siete? Siete dormendo? No, no, no. Pronto? Allora, ci siete. Quindi, per il momento, ci siamo. Marketing mix. E parliamo delle 4, facciamo così, / 5 P. Il primo.
prodotto, prezzo, posizionamento, pubblicità. Quindi, per il momento sono quattro. Prodotto. Io non vendo nulla se non c'ho un prodotto. Tanto per iniziare. Due. Posizionamento. Io devo creare il mio, devo contestualizzare il mio prodotto all'interno di un'area. Ma in realtà ho bisogno di qualcuno che mi vada a vendere questo prodotto. Immaginate come una realtà come quella che io rappresento, dove io lavoro, ma a parte questo, per esempio, un'azienda che produce latte. Qual è il posizionamento di un'azienda che produce latte, secondo voi? Non lo so, cerchiamo di arrivarci insieme. Cioè io devo andare a vendere il mio latte. Bravissima. Il supermercato. Quindi, esatto, quindi ci deve essere uno strumento, un trade union fra chi produce e chi invece lo viene ad acquistare. Quindi ci deve essere qualcuno che distribuisce il mio prodotto. Ok? Poi per capire come si arriva al posizionamento, ci sono tutte analisi di mercato, analisi per capire quell'area, ma piuttosto quell'altra, eccetera, una serie di studi di mercato. Il prezzo. Vedremo il prezzo, come, qual è il ruolo fondamentale che il prezzo ha. Il prezzo assume un ruolo talmente importante, talmente fondamentale, che oggi è una grandissima difficoltà per chi fa marketing. Perché ha una grandissima difficoltà per chi fa marketing? Perché ormai nella testa del consumatore, in economia si dice, cioè nel linguaggio insomma, aziendale, si dice che non esiste un prodotto senza prezzo, non esiste un prezzo senza prodotto. Se io vi chiedessi, secondo voi quanto costa questa bottiglietta d'acqua? Voi nella vostra testa sareste in grado di individuare un prezzo, più o meno sbagliato, ma voi nella vostra testa l'avete fatto entrare il prezzo. E voi quindi siete in grado di andare a dire troppo caro è un affare. Quindi immaginate com'è difficile per chi fa marketing andare a giustificare un prezzo che magari alla luce di un consumatore può essere troppo caro, oppure ciao buongiorno, oppure immaginate come invece è un problema al contrario, quando il prezzo è troppo basso si va probabilmente nella testa del consumatore, come dici, non è di buona qualità. Infatti una delle nostre regole è low price with meaning, cioè un prezzo basso ma con la spiegazione. Il perché è basso. Dimmi caro Cesare. Esatto, esatto. Quindi l'attenzione di chi fa marketing, chi fa strategia, sarà piuttosto orientata a spiegare il perché quel prodotto o quel determinato prezzo. O perché io utilizzo la pubblicità per andare a far che cosa? A vantare delle qualità che il mio prodotto ha e che un altro non c'ha. Chiaro? Quindi il ruolo della pubblicità, ancora una volta, può servire, per esempio, per andare a dire compra il mio maglione perché è di cashmere, perché ti dura di più, perché è bello, ma è anche di qualità. E quindi io utilizzo la pubblicità per andare a enfatizzare le caratteristiche di questo, del mio prodotto. Giusto? Sbagliatissimo. Ci siete caduti proprio come delle pere? Ma non vi svelo il perché. Vediamo. Perché questo? Non lo so, vediamo, vediamo. Io cerco di osservare bene
Ci siete caduti proprio, proprio con tutti e due i piedi. Il negozio in cui si vende, cioè, in realtà quello che tu dici è corretto. Dimmi Cesare. Forse non dipende strettamente dal prodotto. Cioè il prodotto potrebbe anche essere non di scarsa qualità, però si può gonfiare. Cioè proprio vi ho depistato la grande, bravo, faccio, bravo, sei grande, non ho capito niente. Chi vuole parlare? Allora, sì, in realtà, no, non lo so, ci penso se dirvelo. No, stai facendo sempre esempio del latte, oppure abbiamo... Allora, facciamo così, vi do soltanto un indizio, ma poi ve lo riprendiamo. Questo modo di comunicare, lo strumento della pubblicità, così come ve l'ho raccontato, in realtà è corretto. Non vi ho detto una sciocchezza, ma è un po' vecchiotto. C'è qualcuno che ha più o meno 40 anni come me? Eh? No, siete tutti giovani, bastardi. Dai, lo so, a parte te che mi incoraggi. Lo so. Però gli altri sono tutti maledettamente giovani. Ma tanto, prima o poi. Quasi la metà degli anni. Quasi la metà degli anni, lo dice a tua... Ma molto poi. Allora. Aiutaci. Il problema sai qual è? Che non conosco le pubblicità... Perché voi siete fate parte di una nuova visione del consumo. Però facciamo così, quelli dei tempi miei avevano per esempio una serie di pubblicità, vi faccio degli esempi che non lo so se vi sono arrivati nella vostra memoria, Dash che più bianco non c'è, basta siete vecchi allora. Va bene, ok. Però ci sono una serie di messaggi che oggi sono un po' più, sono andati, cioè non si usa più a utilizzare un messaggio pubblicità così, così spinto a denunciare le caratteristiche di un prodotto, si punta ad altro, perché la generazione è cambiata. Da là, nello slow food sentiamo che cosa sentiamo. Aspetta, non ci enfatizzate tutti gli aspetti qualitativi del prodotto, del mantenimento. Madonna, com'è caduta. La pubblicità è quella. Madonna, bastardo, questo ci è arrivato. Com'è che ti chiami tu, Massimiliano? Massimiliano, me lo buttate fuori. Mi ha rovinato tutte le... fino alle 5 così non andare a dire. Allora. Nello slow food c'entra esattamente quello che ha detto Massimiliano. No, quindi esattamente quello. Di star bene insieme, quindi della convivialità anche del processo. E che cosa stai puntando, sul prodotto o su qualcos'altro? No, su qualcos'altro in questo caso. Però mettendo al centro il prodotto. Sai, facciamo così, ti prometto che ti rispondo. Va bene. Lo facciamo dopo? Sì. Prometto. Dimmi. Che cosa? Dimmi. Aspetta, c'è prima lui. Tipo, per esempio, mettiamo il caso di un televisore. Magari non si descrive il televisore, ma si fa vedere che il televisore può essere utilizzato per vedere la partita insieme a tutti gli amici e passare un momento. Mi piace. Non mi hai convinto totalmente, ma mi piace. Ha un senso quel che dici. L'amaro Montenegro. Bella, tu stai già così alle 10 della mattina. Vabbè, i due grassi ci sono McDonald's e Coca-Cola. Che cosa fanno? In realtà c'hai ragione, cioè storicamente Coca-Cola ha sempre
anche la sua canzoncina. Anche, soprattutto però, nel periodo di Natale. Brava, perfetto, ci siamo, dimmi. Tipo quello che ha fatto l'Apple con la vendita dell'iPad, cioè loro non pubblicizzavano l'iPad, pubblicizzavano le applicazioni, cioè come discorso, come discorso generale, cioè loro non si fa la pubblicità al prodotto finale, insomma, che poi alla fine devi acquistare, ma ti fanno la pubblicità a tutto ciò che puoi fare, tutto ciò che puoi vivere, l'esperienza che puoi vivere, quindi le emozioni che puoi generare. Ok, con... mi piace, ci siete. Cioè non è il fine, ma è lo strumento quello che devi acquistare. È un po' quello che ci ho detto. Mo ti sei perso, però va bene. Cioè nel senso, vabbè. Comunque, ci sei, bravo. Ci sei perfettamente. Allora, facciamo così. Sì, vabbè. Allora, facciamo così. Rimaniamo sul nostro... seguiamo le nostre file, però l'argomento l'avete beccato. Perché l'evoluzione è proprio questa, nel messaggio pubblicitario. Ma in realtà è il messaggio di pubblicitario che si è adeguato ad un nuovo target di riferimento. In realtà è un'evoluzione del consumo. Allora, abbiamo detto, marketing mix, primo elemento, prodotto. Se non ho prodotto, non posso fare strategia di marketing. Secondo, posizionamento, prezzo e poi c'è la pubblicità. Però recentemente c'è un'altra visione del marketing mix che prevede una quinta P che si chiama People. Anche se, perché diventa fondamentale nel marketing mix parlare di people? Cosa dici? Per fare cosa? Per emozionare chi? Non ho capito, scusami. Allora, se parliamo di prodotto, prezzo, posizionamento, pubblicità, al centro di tutto ci sono le persone, quindi... è loro che devo emozionare. Quindi parli di persone consumatori? Sì. No. Quando parliamo di people, parliamo all'interno della strategia d'impresa. Quindi parliamo del dipendente. Ah. Parliamo inteso come nei componenti del marketing mix, people, le persone, entrano nel processo di strategia d'impresa il personale. Perché vedremo come attraverso il personale arrivano e passa l'obiettivo di impresa. Profitto, ma anche la scelta in termini di comunicazione. In apertura abbiamo parlato di comunicazione, ma riferendoci a una comunicazione riguardando noi, come ci parliamo, quindi verbale, non verbale, paraverbale, tutte queste storie. Perfetto, ma a noi ci interessa parlare di comunicazione d'impresa. La comunicazione d'impresa, per comunicazione d'impresa che cosa si intende? Sono, possiamo utilizzare una parola che può essere un piccolo shock, però utilizziamola. È un simbolo, sono i simboli che l'azienda utilizza per portare avanti i suoi messaggi. Sono i simboli, questi simboli sono la pubblicità, tanto per iniziare. Poi parliamo del promozione di vendita. Promozione di prodotto e parliamo ovviamente delle pubbliche relazioni. Questa è la pubblicità, queste le pubbliche relazioni sono come l'azienda arriva all'esterno, una conferenza stampa, un pensiero, viene estroverso, la mission, la vision, quelle che utilizzano tutte le aziende, cioè non sono altro che cosa, come noi arriviamo all'esterno. Attenzione. Come comunichiamo però sia all'esterno ma che anche all'interno, attraverso i nostri collaboratori.
ma abbiamo dato altri due significati. Uno è come io vado sul sulla mia, come posso dire, la comunicazione utilizzata come promozione della vendita di un prodotto, sono tante, gli sconti, i saldi, la carta fedeltà, quella è tutta la comunicazione di impresa. Scusate se la sto banalizzando, sto andando velocemente, però se vogliamo la riprendiamo, perché ora mi serve arrivarvi a spiegare perché people è così importante nel marketing mix. Ma ce n'è un'altra nella comunicazione di impresa che ha un ruolo fondamentale, ed è come andiamo a promuovere il messaggio attraverso il venditore. Cioè, il venditore assume un ruolo fondamentale, people assume un ruolo fondamentale in termini di comunicazione. Il venditore non è venditore soltanto se ti vende un prodotto, ma è capace di fare un passo in avanti, di fare quel ruolo che a livelli macro dovrebbe assumere il marketing, cioè condizionare le scelte del consumo. Il venditore, people, è in grado di andare ad esaltare, evidenziare le qualità di un prodotto, come fa la pubblicità. Fa pubblica relazione perché racconta il messaggio e i valori di un'azienda. Fa vendita, quindi promuove il prodotto, ma soprattutto instaura un legame empatico con il consumatore, cercando di farlo diventare cliente. Come fa a creare questa empatia? Attraverso la relazione, però non abbiamo il tempo di relazionarci come siamo, potremmo fare io e te davanti ad un caffè. Tu mi stai chiedendo di venderti una cucina. Io attraverso, esatto, io devo, sono un io sarò un bravo venditore e faccio marketing se sono capace di, il tuo nome? Maria. Di immaginare che cosa potrebbe interessare a Maria. E capace di percepire, di intuire, di immaginare che probabilmente a Maria una cucina troppo moderna non le farebbe perdere la testa. Probabilmente lei è un po' più tradizionale e probabilmente le suggerirò una, non lo so, sto inventando. Non mi sono sforzato neanche un secondo, però probabilmente, guardate, cioè lo stile potrebbe essere molto più country, no, però potrebbe essere una persona che magari non impazzisce per il moderno, ma può essere più traditional, più, non lo so, però quello che vi voglio dire, parliamo di comunicazione. Nella comunicazione abbiamo detto che la pubblicità, le pubbliche relazioni, la promozione di un prodotto, ma anche il personale assume un ruolo fondamentale, come capace di andare ad intuire i bisogni del consumatore, capire chi c'ha davanti e immaginare di promuovere un prodotto, non un prodotto, ma quel prodotto che potrebbe interessare a quella determinata tipo di persona. Ecco perché nel processo del marketing mix il P sta per people, inteso come gli ambasciatori del messaggio aziendale. Cesare. Microfono, vai Cesare, ti aggressivo. Per esempio, sì, un esempio. C'è un segno sul maglione? No, no. No, dimmi su. No, no, no. Un esempio del genere potrebbe essere. Sto giocando con te. La footlooker che hai personale con le cose a strisce, ti consigliano prenditi questa scarpa piuttosto che un'altra, secondo me ti va bene quella. Se per questo anche chi è la stessa c'ha le persone. Ci mancherebbe. Hanno tutti la stessa divisa che richiama un certo tipo, cioè ne sono lì con mille tasche, mille attrezzi, no? Però non è
nella persona, cioè è un, esatto, cioè non è un comportamento del, in quel caso della persona. Importante, perché fa proprio da mediatore tra l'azienda e non il consumatore finale, ma la persona che deve poi vendere il prodotto. Perché io, per esempio, ho una mia carissima amica che ha che rappresenta un'importante azienda nel settore cosmetico, e ho saputo ovviamente che lei è la prima in Italia nelle vendite, perché la conosco bene, è stata la mia compagna di scuola delle medie, molto comunicativa e molto simpatica, empatica, non convincente, perché non è che devi forzare, no? Ma devi con il tuo modo di esprimerti, di fare, di comunicare anche quello che l'azienda produce, cioè dire anche la qualità del prodotto, e riuscire a spostare proprio il mercato della profumeria, della farmacia, concentrarla maggiormente su questa azienda, perché questa azienda toglie le rughe, perché idrata, perché sì, per dire, no? Sì, assolutamente. Quindi sì, è una figura, penso, centrale. Assolutamente sì, ma centrale per un'azienda, per un'impresa, per chi fa impresa, è in realtà, sicuramente tu hai tirato fuori l'esempio che tu conosci, sì, però assume un ruolo nel processo del marketing mix il personale inteso come quello strumento attraverso il quale andare a condizionare le scelte del consumo. Quindi un mercato rimanete più ampio. Un mercato molto più ampio, cioè nel senso che la pubblicità di Benetton, per esempio, la pubblicità di Benetton che faceva all'epoca con questi grandi manifesti. Shock. Brava, hai utilizzato la parola corretta. Quello aveva un ruolo differente. Ma noi parliamo proprio di persona. Noi parliamo del personale. Mi sono spiegato che, cioè, fa che cosa mi sto. Che fa parte dell'azienda. Ah. Cioè voi dove. Premi produzione. Il commesso. Dario. Quello che fa Google, perché? Diciamo un po' quello che fa. È un po' quello che fa Google con i suoi dipendenti. Cioè... Non so che cosa fa, però... Non lo sai cosa fa? No, ti giuro. È una di quelle aziende che mette a disposizione per i suoi dipendenti delle aree, relax, gioco. Ah, e sì, sì, sì. No, però... no, madonna, però, sbagliato. Però tutto. Lì è spostato su un tipo di marketing diverso, lì è proprio verso l'interno dei... No, il tuo nome? Emanuela, sempre Emanuela. Allora, Emanuela sta dicendo una cosa importante. Allora, facciamo così. Allora, marketing mix. Chiudiamo l'argomento e poi prendiamo quello che ha detto Emanuela, perché Emanuela ha detto una cosa fondamentale. Per poter implementare una strategia di marketing, agisco su quelle che vengono storicamente chiamate le 5 P del marketing, marketing mix. Quindi, per poter condizionare le scelte del consumo, la strategia si muove su 5 variabili. Lavorerò sulla pubblicità, scusatemi, sul prodotto. Non posso parlare di strategia d'impresa se non ho un prodotto. La pubblicità, il prezzo, il posizionamento, ma c'è una quinta P. People, inteso come gruppo di persone che sono gli intermediari, che sono gli impiegati, che sono gli operai, che sono il personale, attraverso il quale noi abbiamo il personale al contatto diretto col consumatore. La strategia d'impresa si basa attraverso questa combinazione delle 5 P, ma abbiamo detto che di recente implementazione è la quinta delle P, che è people, personale.
La ritroviamo, la figura strategica fondamentale del personale, anche nella comunicazione. Quindi non solo nel marketing, ma quando si parla di comunicazione in marketing, attenzione, comunicazione in marketing, noi andiamo a parlare di pubblicità, pubbliche relazioni, promozione della vendita di un prodotto, e qui abbiamo detto sconti, promozioni, carta fedeltà, bla 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 bla, ma attraverso la forza che il personale ha. Quale ambasciatore? Di che cosa? Del messaggio dell'azienda, delle pubbliche relazioni, della pubblicità, della struttura empatica che si potrà instaurare non con l'amministratore delegato, ma con la persona che avrà un diretto contatto con il consumatore, che potrebbe diventare cliente qualora il personale fosse capace di andare a percepire, intuire le esigenze del consumatore che c'ha di fronte. Attraverso questa percezione, immaginare di suggerire delle soluzioni che possono interessare il consumatore che c'ho davanti, affinché questo consumatore diventi cliente. Ma Emanuela ha introdotto un altro argomento. Come fa l'impresa a essere certo che Dario promuove il concetto aziendale, che crei un rapporto empatico con le persone? Come faccio? Attraverso, innanzitutto, la formazione. Io formo il mio personale, oppure attraverso Google, come fa Google, rendo le condizioni lavorative molto più favorevoli. E quindi mi coccolo il mio personale, che sarà felice e orgoglioso di lavorare per me. E quindi creo dei premi, degli incentivi, dei benefit, l'angolo ristoro, il divanetto, ce ne sono miliardi di cose. Oppure semplicemente mi comporto correttamente. E iniziamo a stuzzicare la fantasia, ma non la diciamo. Se mi comporto correttamente, Emanuela, di tutto Google, che avrebbe potuto raccontare tutto il fatto, come è nato Google, che cosa gli è rimasto nella testa? Che Google gli dà il divanetto, dove si vanno, eccetera. Perché? Lo scopriremo. Non ve lo dirò mai. Lo scopriremo, ma non adesso. Perché? Perché a Emanuela gli è rimasto quello in testa? Perché? Perché lei vorrebbe stare là. È giustamente. E invece no. Ragazzi, scusate se ve lo dico, ma provo a fare il mezzo economista. Niente casuale. Forse comprende che attraverso questa cosa, no? L'unica cosa che si comprende, sai qual è? Il profilo. Solo quello. Eh sì, ma questo è il profilo. A chi? Allora, a chi? Risponde a me. All'utente finale. No. Per Google. Dimmi. No, perché? Poi scopriremo perché. Perché c'è qualche cosina che sta cambiando. Dimmi, caro. Cioè, per l'azienda è fondamentale, per Google è fondamentale far sapere al resto del mondo che i dipendenti lavorano in quel modo. E questo mi piace. Perché è fondamentale, secondo te? Perché fa vedere che Google è un'azienda ottima, di cui seria, di cui si può fidare, corretta. Non è in crisi? Hai detto, guarda, una parola fantastica. Dove sta la vostra collega maledetta? Se n'è andata? Ma prima ha lanciato la bomba. Ha lanciato la bomba. Dimmi. Brava. Chi ha detto? Trust, che significa in inglese?
Quindi essere corretti. E quindi essere corretti? E perché siete maledetti, ci state arrivando, bastardi. Perché se tu fai questo io ti do questo. No. No, no. Perché? Ti sei persa. Queste forme di gentilezza fossero diventate uno status symbol per la gente e quindi è più importante per la gente sapere che l'azienda abbia un comportamento corretto piuttosto che sapere... Vabbè, ho capito, ho scoperto che Google ha un atteggiamento corretto con, con l'azienda. E perché? No, perché questa sensibilità è sensibile. Mi fido. E ho capito, ma... Forse che per quindi... il discorso se è gentile Vabbè, con... Ma quindi... Ho scoperto che Google è gentile con i dipendenti. Che cosa succede? A me interessa che interessa? L'azienda che deve erogare, magari è un punto. A te interessa. È una cosa di emozione. Sì, ma questo va bene, va bene. Te lo salvo. Te lo salvo. Hanno detto loro prima. Tutto è concentrato molto sulla parte nazionale nostra. Sì. Questo mi piace, ma non avete detto il perché. Forse perché è quasi... Cioè, a me che mi interessa che tu ti emozioni, scusate. No, allora è quasi uno stereotipo. Ma perché c'è quella cosa lì, voglio dire, quella cosa do. Io non so se ti stai emozionando. Dimmi, tesoro. No, è quasi uno stereotipo, no? Che alcune volte i dipendenti parlano male del titolare o dell'azienda. Invece, beh, invece succede, no? Invece facendo l'azienda, comportandosi bene con i dipendenti, ma fa star bene loro, ma loro non parleranno mai dell'azienda, anzi parleranno bene, staranno bene, di conseguenza riusciranno anche a vendere. Ok, giusto, giusto, va benissimo, ma vi state perdendo in un bicchiere d'acqua, chiudete il cerchio, se ci arrivate io vi stimo, se no... Se sta bene, aspetta, te la ripeto. Cosa hai detto? Il lavoratore sta bene, vuol dire che lavora bene. È bene. E quindi il prodotto mi assicura che potrebbe essere di maggiore qualità rispetto a un lavoratore che invece non lavora bene in un'impresa. E che c'entra il prodotto di qualità? Il prodotto è quello. Perché ci mette più passione. Sì, però bene. È preciso. Questo è corretto. Ci mette più passione e quindi sarà capace di comunicare in termini di marketing. Una maggiore fiducia al consumatore. Tutto questo. Perché fiducia nel confronto dei consumatori? Perché comunque, cioè, se io... Cosa comunica più fiducia? Il fatto che io sia in grado di raccontartelo in modo positivo? Mi state perdendo, maledetti. Può essere... Faccio la domanda. Può essere perché... cioè, poi la farò. In questo modo si sta facendo comunque pubblicità, cioè anziché vendere Google che cosa fa? Sta vendendo, cioè attira le persone che vanno a guardare cosa fanno i dipendenti, quindi comunque stai andando a guardare Google tu in quel momento. Aspetta, fatemi spazio che la devo uccidere. Allora aspetta che devo... Dimmi, parla Mariangela. No, perché i dipendenti sono la prova che quel prodotto... abbia funzionato e che trasmetta una situazione, un'esperienza positiva. Che trasferisca un'esperienza positiva. Cioè, nel senso, il dipendente che vive un'esperienza positiva con Google è la prova. Ma voi che cosa fumate? Perché è acceso. Ma perché? Maledetto! Perché Google ci tiene alle persone. Tornate a fare psicologo. Ci tiene alle persone. Chi? Ho capito. Scusi, cioè, non è una questione di prodotto, Cesare. Capito? Fa una cosa che va oltre. Ok, allora, tu mo mi rispondi, se no hai mazzata. Cioè, no, non voglio minacciare. Cioè, sono già caldo. Ora mi la denuncio. Ok. Tutto quel che avete detto è tutto corretto, ma mi dovete spiegare il perché, maledetti. Perché io, Google, ci tengo al fatto che il mio dipendente sia bene. Una motivazione l'abbiamo già data e siete stati bravissimi. Perché se questo dipendente sta bene, lavora bene e sarà in grado di fare quella parte fondamentale che abbiamo detto
comunicazione in termini di marketing. Qual è? Quindi, creare, promuovere il prodotto, il concetto aziendale nella modalità corretta, tale da creare un'empatia e essere capace di individuare i bisogni del consumatore e farlo diventare consumatore cliente. Ma l'azienda lo fa solo per quello? O c'è un'altra motivazione? Che però, spostatevi, vi prego, su un altro argomento. Per mantenere costante la clientela, perché? Perché io cliente... Perché io cliente mi non solo acquisto il prodotto in quanto tale, ma acquisto, cioè vado a fiducia, mi fido di quell'azienda e quindi aumentano le probabilità che in futuro continui ad acquistare prodotti sempre dalla stessa azienda. Mi piace. Ok, ci siamo quasi. Dimmi. Ci siamo quasi, bravo. Pensavo anche un'altra cosa rispetto al, ai lavoratori. Cioè, se i lavoratori in azienda stanno bene, non gli passa nemmeno per la mente di cambiare azienda. E l'abbiamo detto. È giusto. Il dipendente sarà bene, sarà felice, crescerà. L'azienda investe sulla formazione, quindi non perde quella risorsa. I cacciatori di teste non se lo andranno a rubare perché deciderà di rimanere sempre con me, perché sa che nella nostra azienda si lavora bene. Ma il problema è un altro. È il profitto dal lato del consumatore. Guardate quello. Del profitto dal lato del consumatore, come mi viene garantito? Dalla fiducia. Se io ho fiducia in quell'azienda, io la sceglierò anche in futuro. E quindi Google non solo fa star bene il dipendente per soddisfare il primo obiettivo, cioè di avere una persona motivata, capace di raccontare l'obiettivo aziendale, creare empatia, l'abbiamo già detto. Trasmette umanità. Ma per trasferire un concetto di umanità. E magari il consumatore del nuovo millennio, Massimiliano, che fa lo psicologo, che sta nella casa famiglia, sceglierà Google, non perché Google gli va a dare più velocemente rispetto a Libero, non lo so, ma perché Google tratta bene le persone. Non l'avete capita sto pezzo? Falsi. Come no? Ma tanto lo riprendiamo.